dello Stato, cioè i servizi segreti, i loro capi sono stati nominati, sono nominati dalla politica. I vertici dei servizi segreti dipendono unicamente dal Presidente del Consiglio, da tutti i Presidenti del Consiglio, in particolar modo dal Consiglio dei Ministri. Quindi non esistono i servizi segreti deviati, cioè non esiste uno Stato buono e uno Stato cattivo. Esiste uno Stato che alcune volte è buono e altre volte non è buono. Alcune volte è buono, altre volte uccide vittime innocenti per provocare dei cambiamenti repentini della storia. Certe volte ci riesce, certe volte non ci riesce. Ci sono uomini degli apparati dello Stato che hanno fatto fuggire Guido Giannettini, che era implicato numero uno nella strage di Piazza Fontana, e erano gli stessi che poi abbiamo trovato a occultare le prove e a sottrarre i documenti relativi all'inchiesta sulla strage di Brescia del 1974. Erano le stesse persone che poco dopo avevano occultato e fatto espatriare gli uomini che avevano messo la bomba in Piazza Fontana, e poi erano gli stessi uomini che sono andati a riprenderseli a Santo Domingo perché li avevano accompagnati loro, e quindi se ne sono riportati indietro. Poi sono andati in televisione dicendo: avete visto come siamo bravi? Erano le stesse persone che il 2 agosto del 1980, davanti alla stazione di Bologna, quando io avevo 23 anni, ero un giovane giornalista, vennero a dirci che non erano stati i terroristi a mettere una bomba a Bologna, ma era saltata una caldaia. Scrissero e ci dissero: hai saltato una caldaia, è saltata una caldaia, scrivilo, giornalista. E noi invece non lo abbiamo scritto. Era un giovane ufficiale del SISMI che ci era venuto a dire che era saltata una caldaia nel 1980. Erano le stesse persone che nel 1984, la sera, la notte del 23 dicembre del 1984, vicino alla galleria di San Benedetto Val di Sangro, ci avevano detto che era stato un incidente. E non era stato un incidente, ma era stata una bomba. Erano le stesse persone che qui a Milano, in via Palestro, occultavano gli ordigni che erano appena scoppiati pochi minuti prima. Erano le stesse persone che abbiamo visto in faccia, perché le conosciamo, in via dei Giorgotti, a Firenze, quando sono morte persone e quando venne giù un pezzo del Palazzo degli Uffizi. Allora non ci sono i servizi segreti deviati, c'è una deviazione dello Stato, cioè c'è un percorso che ti porta a dire che c'è uno Stato che alcune volte è buono con i cittadini e altre volte no, che ti può uccidere perché ti conosce quando vuole, oggi, domani, dopodomani, quando vuole, perché così gli rompe il cazzo e ti uccide, perché sei un magistrato, perché vuoi fare il tuo dovere, e ti uccide, perché sei un giornalista, che vuoi scrivere quello che non qualcuno ti ha dettato, qualcuno ti ha detto, e tu lo hai verificato perché hai consumato le suole delle scarpe, non sei andato così a fatti dire da qualcuno che cosa si doveva scrivere, no, tu sei andato in quel posto, l'hai visto, e ti hai registrato, hai sentito la testimonianza e ti sei fatto un'idea, perché quella mattina del 2 agosto del 1980 alla stazione di Bologna, se i giornalisti come me avessero detto che era saltata una caldaia, il Ministero dell'Interno aveva dettato a tutti i giornali quel dispaccio, era saltata una caldaia, e voi andate a vedere, perché non sto dicendo cazzate, andate a vedere quel giorno che cosa è successo. Soltanto alle 21:25 della sera, quando l'ultima ruspa
ha fatto vedere il fornello di quella bomba, hanno dovuto ammettere che era stata una strage, ma tutti i giornalisti d'Italia, tranne pochissimi, uno ero io, ma pochissimi, ci siamo fatti vedere se la caldaia funzionava veramente, e infatti la caldaia funzionava. Era la stessa caldaia che gli apparati dello Stato avevano indicato subito dopo la strage del 12 dicembre del 1969, qui a Milano, quando i primi giornalisti, Giampaolo Pansa e Giorgio Bocca, arrivarono, i primi cronisti, gli dissero: è stata una caldaia. E questa verità occulta non va. Ad oggi, e concludo, non vi è una verità e una giustizia per tutte queste stragi. E allora voi che siete qui, ma altri che non sono qui, ma che ci saranno, o che ci sono anche col cuore, ci sono con la mente, perché è giusto, io voglio dire solo una cosa, io voglio dire che bisogna ribellarsi. Io voglio dire che chiedere verità e giustizia per migliaia di cittadini uccisi in tempo di pace è una scelta giusta, e non è una scelta di destra o di sinistra, è una scelta perché qualcuno a un certo punto ti chieda da che parte stare. A me non mi sono mai piaciute le persone che stanno in mezzo. Stai da una parte. Io ho deciso di stare dalla parte delle vittime e sono molto orgoglioso di stare qui con voi. Grazie.